Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie di cuore. Grazie a tutti. Abbiamo seminato al massimo, speriamo di raccogliere il 4 sera. Ce l'abbiamo messa veramente tutta, in ogni modo, girando il paese, conoscendo il paese reale, sui treni regionali, ascoltando il paese reale che non c'entra nulla con le slide renziane. Io vorrei soltanto dire, magari se c'è qualche indeciso, io lo capisco, magari anche quelli che non vogliono andare al voto perché pensano di mettersi di traverso al sistema non andando al voto. Ecco, mai come oggi, insomma, se posso permettermi, questo è un grande errore, perché un intero sistema di potere, insomma, cerca per l'ennesima volta di privare il cittadino di un diritto e di trasformarlo nell'ennesimo privilegio da assegnare alla classe politica. Io vorrei dire a tutti quanti che il Movimento 5 Stelle vuole anche fare, apportare dei cambiamenti alla Costituzione, perché per noi è una splendida Costituzione, ma si può cambiare. Per esempio vogliamo fare delle cose semplici, vogliamo abolire l'immunità parlamentare. Abolire l'immunità parlamentare. Perché è intollerabile che se un povero Cristo ruba in un supermercato finisce in galera e magari un politico che si ruba milioni di tangenti prima di essere arrestato occorre aspettare la camera, il voto della Camera appartenenza. La seconda cosa che vogliamo fare è inserire in Costituzione l'obbligo di dimissioni per tutti quei politici che entrano con un partito e poi vanno con un altro, si devono dimettere. Perché è così che passano leggi indegne, la legge Fornero, il Jobs Act, le leggi infami che poi colpiscono tutti noi cittadini, passano proprio grazie al sistema di Volta Gabbana. Funziona così in Parlamento. Arriva un tizio che magari ha paura di essere arrestato, viene salvato da un voto da parte dei politici e successivamente si mette a disposizione del partito che l'ha salvato. Io sono entrato con un partito, però tu mi hai salvato perché non mi hai fatto arrestare, perché avete votato contro in Parlamento, e io ti garantisco la mia presenza nel tuo partito e pacchetti di voti utili per farti passare il Jobs Act, per farti passare la legge Fornero, per farti passare la buona scuola. Funziona così il Parlamento. E sapete perché funziona così? Perché di fatto il popolo italiano è privato del controllo sulle istituzioni. Perché nel momento in cui i partiti politici scelgono, nominano i parlamentari rispondono al partito politico e non al popolo italiano. È semplice. E oggi io lo dico a tutti, qui c'è qualcuno che avrà votato i partiti politici, anche io li ho votati prima poi di avere questa opportunità con il Movimento 5 Stelle. Oggi dobbiamo prendere coscienza che il PD non è più un partito, è una banca. Che differenza c'è se ci ragioniamo tra il PD e una banca? Il Partito Democratico, come molte banche, ha gestito in maniera torbida i nostri soldi. Che fine hanno fatto centinaia di milioni di euro di finanziamento pubblico ai partiti? Anzi, l'hanno trasformato in rimborso elettorale. Ci prendono in giro anche con le truffe semantiche. Che fine hanno fatto? Se sono rimborsi, ci avrebbero dovuto magari portare degli scontrini, portare delle ricevute, ce l'hanno mai portati. Si sono intascati questi soldi e li hanno gestiti in maniera torbida. E non hanno fatto così molte banche d'affari, molte banche che hanno utilizzato i nostri soldi per prestarli agli amici degli amici e poi si scopre un giorno che alcune banche stanno lì lì per fallire, ma non per miracoli o perché sono arrivati gli alieni, perché qualcuno ci ha mangiato sopra sulle banche. Il PD è come una banca, appunto, gestisce in maniera torbida i nostri soldi. E scusate, molte banche non hanno ultimamente piazzato dei prodotti tossici, delle obbligazioni tossiche, convincendo alcuni cittadini ad acquistare questi prodotti dicendogli stai tranquillo, sono prodotti sicuri, non rischi nulla, guarda, hanno dei bei titoli queste obbligazioni, acquistale. E molti cittadini si sono fidati, e magari di chi? Di alcuni direttori di banca con i quali c'erano dei rapporti di fiducia, che gli hanno venduto dei prodotti tossici che poi gli hanno fatto perdere tutti i risparmi. Non è successo questo? E non succede lo stesso con il Partito Democratico? Scusate, anche il PD piazza dei prodotti tossici. Non è un prodotto tossico il Jobs Act, non è un prodotto tossico lo Sblocca Italia che serve a trivellare i nostri mari in totale libertà, non è un prodotto tossico la buona scuola che serve di fatto a rendere gli insegnanti frustrati, perché più un insegnante è frustrato più insegna peggio, e più insegna peggio e più ci sarà un popolo di ignoranti facilmente manipolabile da quel sistema di informazione controllato dalla partitocrazia. E non sono un prodotto tossico queste riforme costituzionali che hanno uno splendido titolo, hanno sempre bellissimi titoli, ma che di fatto consentono di garantire più potere a coloro che al potere ci sono da 30 anni.
perché dovete sapere tutti che il giorno dopo, qualora dovessero vincere sì, il futuro Senato sarà composto per il 60% da senatori del Partito Democratico, perché in questo momento storico il Partito Democratico amministra la stragrande maggioranza delle regioni. E quindi si sono cuciti sul Partito Democratico questa riforma costituzionale. L'hanno scritta per loro, ma l'hanno sempre fatto, non li conosciamo. Per impedire il cambiamento hanno rieletto per la seconda volta Napolitano, forse il massimo responsabile del disastro in Italia, Giorgio Napolitano. Per impedire il cambiamento hanno istituzionalizzato l'inciucio, ma ci rendiamo conto che oggi Verdini è al governo, Alfano è al governo con il partito che viene da Berlinguer, è incredibile, in questa Italia fatta la rovescia, per capirci qualcosa veramente ti devi mettere sotto sopra. Un paese dove il centrodestra ha creato Equitalia e il centrosinistra ha abolito l'articolo 18. Sembra impossibile, ma è così. Un paese fatto alla rovescia. E qualora dovessero vincere sì, il 5 Stelle avrà più o meno lo stesso numero di senatori del nuovo centrodestra, il partito di Alfano che ha più indagati che elettori, che ha circa il 2% dei consensi, il Movimento 5 Stelle ha circa il 30% dei consensi, ma dato che siamo una forza politica giovane, entrata da poco, ancora non siamo presenti neanche in tutte le regioni e non amministriamo ancora nessuna regione, quindi l'hanno fatto apposta per avere la maggioranza. E sappiate, per ritornare alle modifiche costituzionali che noi vogliamo fare, perché vi dicevo vogliamo abolire l'immunità parlamentare e obbligare alle dimissioni tutti volta Gabbana, sappiate che il futuro Senato della Repubblica sarà chiamato a votare non soltanto i trattati europei ma anche le future riforme costituzionali. Cioè noi quando, se dovessimo avere, ma non soltanto noi, non soltanto il 5 Stelle, anche il centrodestra, un'altra forza politica che nascerà domani, la maggioranza, e volesse apportare alcune modifiche alla Costituzione, queste modifiche potrebbero diventare legge soltanto grazie al voto favorevole di un Senato composto da nominati, composto per il 60% da senatori del Partito Democratico che non devono rispondere al popolo italiano che di fatto non li elegge più, ma i loro partiti politici che, come abbiamo visto poc'anzi, sono banche. Oggi un partito politico è un SPA, una società per azioni, il cui principali azionisti sono coloro che gli danno più soldi. Io faccio sempre un esempio perché è sintomatico. Nel 2006 Riva, l'ingegner Riva, capo dell'Ilva, finanziò contemporaneamente sia Berlusconi che Bersani. Diede a Bersani 98.000 euro e a Forza Italia 240.000 euro. Lecitamente, legalmente. Qual era il ragionamento? Io finanzio tutti, così poi chi vince vince, non mi interessa. L'essenziale è che poi è chi vincerà poi mi dovrà restituire il favore, perché io lo controllo con le mie donazioni, con i miei finanziamenti. E infatti negli ultimi anni sono stati licenziati tanti decreti salva Ilva e nessun decreto salva cittadini di Taranto. Anzi, la settimana scorsa il governo ha addirittura tagliato 50 milioni di euro per le ASD di Taranto, dove i bambini si ammalano il 30% di cancro in più rispetto al resto dell'Italia. Dovete capire che non ci sono soltanto, ci sono alcuni delinquenti in Parlamento, hanno arrestato qualche settimana prima dell'estate un senatore del nuovo centrodestra, anzi prima Forza Italia, poi nuovo centrodestra, poi un altro gruppo parlamentare, un tal Stefano Caridi, considerato dall'antimafia un dirigente della cupola segreta dell'Andrangheta, e questo è un senatore della Repubblica, tuttora in carcere, però percepisce lo stipendio da senatore della Repubblica. Pensate che però io un tempo pensavo che il problema principale fossero appunto i delinquenti. È evidente che sono un problema, ma il problema principale sono anche le persone, diciamo per bene, tra virgolette, oneste, ma non oneste intellettualmente, che rispondono ai propri partiti e non gli possono andare contro, pur pensando che sia una porcata, una cosa infame votare la legge Fornero, la buona scuola, ma se glielo dice il partito non possono opporsi. Perché? Perché senza la nomina da parte del partito non potrebbero tornare a far parte delle istituzioni e sarebbero disoccupati. E per costoro la politica è una professione e noi tutti dobbiamo capire che fare il parlamentare è forse il mestiere, l'unico mestiere, tra virgolette, che inizia a fare peggio proprio quando diventi professionista, perché per poter ritornare in quelle istituzioni scendi a patti, a compromessi con te stesso, con la tua coscienza, con i tuoi ideali, con la tua ideologia se ce l'hai, o magari alle volte, nel peggiore dei casi, con il crimine organizzato che controlla attraverso il voto clientelare, i pacchetti di voti, anche la politica, perché oggi le mafie senza la corruzione della politica e senza il voto clientelare non avrebbero la forza che hanno oggi. E
negli ultimi 2 settimane un uomo politico importante del Partito Democratico come De Luca ha di fatto invitato al voto clientelare. Renzi, anziché prendere le distanze, ha detto fate come De Luca, di fatto avallando un sistema che produce ingiustizia, che addirittura asseconda il potere criminale in questo paese. È successo questo e sembra che nessuno scandalizzarsi. Ecco, qui c'è qualcuno in questa piazza che continua a in Italia, che continua a scendere in piazza sempre. Comunque noi ci siamo messi di traverso e ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo dato il massimo, abbiamo dato il massimo. Abbiamo dato il massimo, io sono proprio soddisfatto perché ce l'abbiamo messa tutta, non abbiamo mai mollato, ce l'abbiamo messa tutta. Di più non potevamo fare, veramente, di più non potevamo fare. Si è messo agli atti che c'è un popolo, che ci sono milioni di italiani che non abboccano più alle balle dei TG, che non si fidano più di questa partitocrazia, che hanno capito che essere cittadini sovrani significa non accontentarsi più di bonus e mancette che sono sempre i nostri soldi, ma di rivendicare a testa alta e a schiena dritta i diritti e la sovranità. Grazie Torino, di cuore, grazie a tutti. Speriamo di farcela, grazie a tutti, un ultimo sforzo, grazie a tutti per esserci, non molliamo, non abbiamo mai mollato e questo ci va riconosciuto. Buona serata a tutti, grazie. Bravo. 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 Bravo.